Radio Z. Generazione Z. Pronti a cominciare anche oggi con Generazione Z fino alle 19. Allora, come ogni giovedì, una puntata un po' particolare, perché con me Francesco Taranto, collegato a distanza, appunto, abbiamo sempre un ospite. Oggi c'è Andrea Muzzi, campione mondiale di memoria. Ciao Andrea! Eccoci, ciao a tutti. Eccoci qua, benvenuto. Allora, ti ricordi i nomi dei miei colleghi, che tra l'altro ringrazio e saluto, che mi hanno preceduto? No. Attenzione, vedi, perché, ma questo già lo so perché già l'hai spiegato in altre interviste, perché comunque devi essere, diciamo, in performance, no? Per ricordarti delle cose, giusto? Cioè, esatto, devo prestare attenzione a ciò che voglio ricordare. Erano Simone Palmieri e Diego Zappone, che salutiamo. Okay, che adesso non me li scorderò. Esatto, per in poi adesso andrai in giro a ripetere Diego Zappone, Simone Palmieri. No, allora parleremo di tutto quanto ovviamente in queste due ore, quindi ci sarà tantissimo da raccontare. Quindi stai lì, Andrea, intanto partiamo subito con Io e mio fratello. Radio Z, generazione futuro. Abbiamo aperto questa puntata di Generazione Z con bottiglie privé di Sfera Ebbasta. Allora, Andrea Muzzi con me, collegato fino alle 19 appunto. Dicevamo campione di memoria, però in realtà fai tante altre cose. Diciamo, descriviti tu intanto, raccontaci un po' chi sei. Allora, io studio Computer Science, Management and Computer Science a Roma, vivo qui a Roma e l'anno scorso, nel 2019, a dicembre in Cina, sono diventato appunto campione mondiale di memoria e ho questa passione da circa 3 anni, ma nel mondo agonistico da meno. Ho iniziato nel 2019 a gareggiare e nel giro di poco tempo tutto ciò è diventato, diciamo, la mia principale passione e il mio lavoro anche, quindi sono molto contento. Infatti hai ottenuto anche subitissimo dei risultati pazzeschi, perché se insomma da 2019, diciamo, a livello competitivo sei subito campione del mondo, quindi... Sì, ho migliorato velocemente, ecco. Ho dedicato tanto tempo e tante energie a migliorare. Ci credo, appunto. Infatti adesso mi racconterai man mano, insomma, come hai fatto. Intanto ci ascoltiamo Eugenio in Via di Gioia. Sempre bello riascoltare Cesare Cremonini qui su Radio Z. Allora invece Andrea Muzzi, dicevamo che tu in realtà hai iniziato non che avessi un sogno, diciamo, di fare questa cosa fin da bambino, giusto? Cioè l'hai scoperto un po' dopo. Esattamente, io volevo semplicemente aiutarmi nello studio, imparare queste tecniche di memoria per studiare con più facilità, più velocemente, anche perché quando ho iniziato era l'anno prima della maturità, quindi mi sono detto ma proviamo a imparare qualche tecnica per studiare meglio, così ce la caviamo in questa maturità. E poi però, imparando queste tecniche e iniziando ad usarle, mi sono reso conto di quanto mi divertissi ad allenarmi, e quindi ho cominciato ad allenarmi sempre di più finché mi sono deciso di entrare nel mondo competitivo, ma non era assolutamente la mia idea iniziale. Infatti mi ha colpito questa cosa. Beh, adesso piano piano sviscereremo tutta la tua vicenda, ovviamente. Sofia, torna bene. 17:22 minuti, questa è Radio Z, l'Ortex con Mia. Andrea Muzzi collegato con me fino alle 19. Allora, tu dicevi prima che hai iniziato per la maturità. È servito poi per la maturità, in effetti, il tuo studio, diciamo, di memoria o no? Sì, mi ha aiutato a studiare più velocemente. Ancora non conoscevo le tecniche migliori, quelle più utili nel campo dello studio, per quello mi ci è voluto un po' più di tempo. Ma comunque mi sono servite parecchio a studiare più velocemente, anche perché le tecniche di memoria nascono proprio per aiutarci ad apprendere con più facilità, più che a memorizzare, ecco, mazzi di carte, numeri, che è quello che alla fine facciamo alle gare. Sì, infatti ero curioso proprio di quello. Adesso piano piano poi lo racconteremo, perché ho visto appunto che nel mondiale, per esempio, poi si vanno invece a memorizzare altre cose, tra virgolette, che poi non servirebbero, diciamo, tra virgolette, no? Nella vita di tutti i giorni. Esatto, è più proprio un agonismo. Esatto, vero, diverso dall'approccio invece dell'imparare sui libri. Ma poi infatti voglio chiederti anche delle tecniche, appunto, proprio per studiare, visto che molti magari vogliono sapere ma come faccio a memorizzare quel libro. Quindi stai lì, a tra poco. Radio Z, generazione futuro. J-Ax, tutto tua madre, qui su Radio Z in Generazione Z. Questa canzone mi fa venire in mente, ti chiedo Andrea, se in generale i tuoi genitori o comunque i tuoi parenti come hanno preso, diciamo, questa tua grandissimo talento, anche ovviamente oltre che allenamento. Sono molta sorpresa, perché come me anche loro non se lo aspettavano, e perché ripeto, appunto, è qualcosa che in cui mi sono allenato, non sono nato con questa particolare memoria, quindi è stata un po' una sorpresa per tutti all'inizio, vista con un po' di incredulità, perché passavo tanto tempo ad allenarmi, e poi quando le cose si sono fatte serie, insomma, hanno capito che ne valeva la pena. Certo, assolutamente. Beh, poi dopo sono curioso di sapere se qualcun altro dei tuoi parenti è così bravo, magari, o forse magari non ci ha neanche mai provato effettivamente, quindi non lo sanno ancora, vero? Intanto ci ascoltiamo Fresh Mula.
Telegiornalisti sold out, 17:37 minuti, questa è sempre Radio Z con me Andrea Muzzi. Dicevo, nessuno tuo parente ha, diciamo, una memoria particolare? No, no, nessuno ha questa abilità particolare, anche perché nessuno si è messo lì ad allenare la memoria come ho fatto io. Certo, ma neanche invece nel campo proprio, diciamo così, quotidiano hanno una gran memoria, non lo so, non si dimenticano mai chiavi, ombrelli in giro, giacche, no, comunque. No, no, anzi, ho diversi parenti un po' smemorati. Smemorati, vedi. Ecco, ma tu per esempio, perché poi so che molto c'entra invece la distrazione in quello, no? Tu ti dimentichi delle cose, ovviamente, durante la giornata. Sì, 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 mi capita anche a me, perché, come dicevi, è una questione di attenzione, di distrazione. Se uno in un determinato momento non presta attenzione a ciò che sta facendo, può tranquillamente, appunto, scordarsi le chiavi di casa, il nome di una persona o tante altre cose. Guarda, non dirlo a me, dimentico qualsiasi cosa, esatto. Oggetti in giro, cioè gli ombrelli sui taxi. Io penso che i taxi siano pieni di ombrelli nel mondo, cioè di ombrelli, telefoni, di tutto. Tutto, sì. Di tutto e di più. Punto Sveglia Ginevra, 17:43 minuti. Domani invece alle 16 qui su Radio Z in Collettivo Z Giordana Angi sarà nostra ospite, quindi potete fare anche già adesso le domande sul nostro Instagram, così come anche a te, caro Andrea, hanno fatto sicuramente delle domande sul nostro Instagram, e quindi tra poco te le girerò anche al 335 30 10 25 in tema di sequenze di numeri da ricordare. Questa va ricordata perché è il nostro numero di telefono. Scrivetemi anche delle domande o anche, insomma, quegli oggetti che dimenticate sempre, così ne parliamo insieme. Stai lì, Andrea, tra pochissimo torniamo. A tra poco. Radio Z, generazione futuro. Generazione Z fino alle 17:52 minuti, Reni Canova, Domenica Amara. Allora invece, Andrea, volevo chiederti, visto che abbiamo accennato soltanto prima, come si svolge per esempio una prova ai mondiali dove tu appunto hai vinto? Allora, i campionati mondiali durano 3 giorni e ci sono 10 discipline distribuite nell'arco di questi 3 giorni, okay. Ognuna da un punteggio, e alla fine questi 10 punteggi si sommano a formare il cosiddetto overall score, ovvero la classifica finale, e chi è in cima a questa classifica, quindi chi ha ottenuto il massimo punteggio alla fine di queste 10 discipline, vince il campionato mondiale. E noi ce l'abbiamo qui su Radio Z, no, no, così giusto un passando, diciamo. Ma per esempio, che fammi un esempio di una prova che c'è. Per esempio la memorizzazione di mazzi di carte in un'ora. Si ha un'ora per memorizzare il massimo numero di mazzi di carte. Io ho fatto il record mondiale con 35 mazzi e 9 carte, quindi 1829 carte da poker. Cioè tu sapevi l'ordine di tutti questi mazzi? Esattamente, sì, questa è una delle 10 discipline. Poi ci sono anche i numeri binari, le parole, le immagini. Adesso me lo spieghi perché è clamoroso, clamoroso. 20 anni, Maneskin. Blanco Orange alla fine di questa prima ora di Generazione Z. No, Andrea, io sono rimasto sconvolto da questa roba dei 35 mazzi. Ma quindi... E non è l'unica disciplina, poi ci sono quelle dei numeri, delle immagini. Dimmi, sì, vai al volo, abbiamo 30 secondi, dimmi al volo. Ad esempio, sì. Un altro record che ho fatto, un altro record mondiale che ho fatto, sono 572 cifre memorizzate in 5 minuti, sempre ai mondiali. Pazze, anche lì, quindi cifre, cioè, erano scritte su un foglio, immagino. Al computer, e noi abbiamo 5 minuti per memorizzare quante più cifre possibili, e sono appunto arrivato a 572. Mamma mia, clamoroso, clamoroso. Ma nella seconda ora ci saranno altre sorprese, perché secondo me potremmo tirar fuori anche un bel cubo di Rubik, così. Esatto. Ci sta, stai lì, state lì. Radio Z, generazione futuro. E beh, lo dice anche lei, sentito Andrea, dice alza sta di radio, quindi ce lo dice anche comunque Martina. Questa è Radio Z, bentornato Andrea Muzzi, grazie, fino alle 19 grazie. Con me. Grazie ancora, tra l'altro senti questo vocale che ci è arrivato di Gaetano, che fa un po' il simpatico, ma sempre sul tema memoria, sentiamo. Vediamo. Ciao ragazzi, sono Gaetano. Ciao, no? Gaetano. Anche io tenevo problemi di memoria proprio, non mi ricordavo mai niente. Così un bel giorno sono andato dal dottore che mi ha dato della medicina per la memoria. Sì. E solo che non mi ricordo dove l'ho messa. Ecco. Mannaggia. Ciao ragazzi, da Gaetano. Un classico, però in effetti è vero, Andrea. Cioè, se uno impara anche una tecnica, no? Per memorizzare, deve però non dimenticarsi la tecnica, almeno quella. Ma dai, con un po' di allenamento è più che fattibile. Se no, appunto, uno rischia di fare come lui, cioè che si dimentica la cosa con la quale doveva poi ricordarsi. Speriamo di no. Speriamo è un loop e non si finisce più. Tra pochissimo, signori, restate qui perché tiriamo fuori il cubo di Rubik, se sei d'accordo. Vabbè. Assolutamente, a tra poco. Tra poco. Anna, insieme a quel pechegno, bla bla, 18:15 minuti. Allora, siamo pronti, caro Andrea, col cubo. Tu ce l'hai, il cubo di Rubik. Eccoci qua, sì, lo mischio. Vai. Ok, allora mi prendo un attimo per studiarlo e inizio. Ok.
tutto in diretta. Naturalmente gli amici che ci seguono solo in radio non ti vedono, ma vi assicuro che sta, lo sta già risolvendo, lo sta risolvendo. Eccolo qua. No, vabbè. Non ho cronometrato, ma tipo 10 secondi, credo. All'incirca 10-15, una piccola prova per gli amici di Radio Z. Grande, grandissimo Andrea, grazie mille, ma tu rimani qui fino alle 19, anche perché ora potremmo raccontare, in effetti tra poco, perché c'entra la memoria anche col cubo di Rubik. Quindi tra poco lo Perfetto. Diciamo. Perché io prima, da ignorante, ho detto, beh, però quella è un'altra cosa. Invece tu mi hai detto che comunque ci sono dei punti di contatto, sì. Infatti, adesso tra pochissimo me lo racconti. Blanco, intanto. Fedez, la sua bella storia qui su Radio Z. Beh, non ti dico, Andrea, al 335 30 10 25, un sacco di messaggi che dico, ma come fa? Ma come ha fatto? Il clamoroso, incredibile, eccetera. Per il cubo di Rubik di prima. Complimenti veramente di nuovo a nome mio e di tutti quanti, ovviamente. No, dicevamo, grazie. Perché c'entra anche la memoria? Vai, spiegami pure. Perché bisogna seguire un metodo preciso che consiste in una sequenza di algoritmi, quindi diverse sequenze di mosse per risolvere ogni determinato caso del cubo, quindi anche qui, come per la memoria, si tratta di appunto tanto allenamento. Quindi anche un metodo da seguire, insomma. C'è un metodo anche qua, ovviamente, quindi la memoria lì sta nel ricordarsi questi algoritmi, giusto, capisco? Esattamente, bene. Sì. Ma quanto è difficile, diciamo, così da profano te lo chiedo, approcciarsi a questa cosa? In realtà non è difficile, okay. Si tratta solo appunto di cercare qualche tutorial e impararlo, e nel giro di qualche ora sono convinto che chiunque può impararlo. È molto più semplice di quello che sembra, perché bisogna semplicemente risolverlo step by step, strato per strato, e dividere appunto un problema grande come un intero cubo di Rubik in tanti piccoli step molto più semplici da risolvere. Radio Z, generazione futuro. Madame Baby qui in Generazione Z, 18 e 30 minuti. Allora Andrea, c'è una domanda da parte di Michele che ci chiedeva sul nostro Instagram ufficiale Radio Z Off, chiedeva quante ore di allenamento fai al giorno. E da un'ora a tre ore, dipende dai periodi, nel senso che se ci sono gare in arrivo, allora aumento le ore di allenamento anche fino appunto a tre ore. Se invece ci sono momenti di pausa dalle gare, un'ora può bastare, anche perché devo anche cercare di bilanciare l'allenamento con lo studio dell'università e tutto il resto. Ma l'importante è soprattutto la costanza, quindi allenarsi tutti i giorni, quella certo. È la più grande differenza. E ovviamente invece quando studi poi per l'università applichi comunque qualcosina di queste tecniche. Sì, assolutamente, le applico molto spesso e mi danno una grande mano per studiare più velocemente e con più facilità. Quindi alla fine, che sia allenamento che sia studio, diciamo, comunque sei sempre in allenamento alla fine. Cioè, è vero. La mente è sempre bella allenata. Ci ascoltiamo Ligabue insieme ad Elisa, questa è Volente o Nolente. Vario di Mahmood, 18 e 37 minuti, questa è sempre Generazione Z su Radio Z. Francesco Taranto e Andrea Muzzi collegato con me. È venuto il momento, secondo me, di parlare di una delle tecniche che almeno a me hanno colpito di più quando tu, insomma, la raccontavi anche in passato, cioè il palazzo della memoria, dico bene, com'è? Sì, il palazzo della memoria è un po' la tecnica delle tecniche, è quella più efficace, si può usare nello studio, nella memorizzazione di mazzi di carte, e in pratica consiste nel sfruttare dei luoghi che conosciamo bene, come delle case, per questo palazzo della memoria, e creare dei percorsi all'interno di questi luoghi, dei percorsi ordinati di punti. Per esempio, in ogni stanza io posso selezionare 5 mobili in senso orario, faccio lo stesso con tutte le stanze della casa, e alla fine mi ritrovo con un percorso ordinato di punti, dal primo all'ultimo. Quello che posso fare è prendere una lista di informazioni che devo ricordare e associare ognuna di queste informazioni ad un punto del percorso del palazzo della memoria. Questa è un po' la base, poi magari la approfondiamo. Sì, approfondiamo assolutamente, perché è molto molto interessante. Ci ascoltiamo Galeffi nel frattempo. L'ultimo dei miei cani, come canta Golpe qui su Radio Z. Allora, ripassando un attimo il palazzo della memoria, dicevamo, quindi bisogna associare, per esempio, come facevi tu, ai mondiali, diciamo, alle carte, no? Le singole carte di un mazzo, un'immagine, giusto? E poi la disponi in questa stanza ipotetica. Dico bene? Sì, in questi percorsi, in questi palazzi della memoria, uno può fare lo stesso anche con informazioni nella vita quotidiana. Ad esempio, se una persona deve memorizzare la lista della spesa, può associare ad ognuno degli elementi della lista della spesa uno dei punti del percorso del palazzo della memoria, così come i punti di un discorso che uno deve recitare in pubblico. Insomma, le applicazioni sono veramente ovunque. Certo, diciamo, tu hai anche spiegato, insomma, in passato l'obiettivo è quello di legare appunto queste cose da memorizzare a delle immagini così particolari che uno se le ricorda per forza, perché altrimenti una cosa, diciamo, troppo quotidiana, troppo normale, uno non la ricorda. Ma tra poco approfondiamo, stai lì Andrea. Radio Z, generazione futuro.
Radio Z Aiello con Arsenico, 18 e 51 minuti. Allora, fuori onda parlavamo con Andrea e tra l'altro ci sono, in questo Palazzo della Memoria, diciamo, ha delle origini antichissime, vero? Sì, il Palazzo della Memoria esiste da migliaia di anni e un altro modo con cui viene chiamato è metodo dei loci ciceroniani, proprio perché era una tecnica che usava Cicerone per ricordare le sue orazioni, i suoi discorsi lunghi ore e recitarli senza l'uso di appunti. E da allora fino ad oggi la tecnica è la stessa, viene usata in modi diversi, ma proprio origini sin da allora. Certo, 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 perché anche lui, diciamo, associava al percorso, dicevi, dal tribunale a casa sua, tutte le cose che incontrava e poi le associava a dei momenti del discorso per ricordarselo. Quindi è veramente interessante, veramente. Esatto, sì, associavo ognuno dei punti del percorso. Certo, un'immagine. Le lische intanto, spacco il mondo. Abbiamo chiuso con questa canzone di Luca Carboni e di Fabri Fibra. Tra l'altro a un certo punto Andrea dice anche: non riesco più a fare uno più uno senza calcolatrice. Ho sentito, sì, questo è quando uno si affida troppo alla tecnologia e smette di allenare la mente. Vero, infatti ho pensato alla stessa cosa, è proprio perfetta per chiudere, perché in effetti a volte, appunto, se uno non usa quelle tecniche, per esempio, di cui ci parlavi tu, ma si fida solo, no? Dice, se non so, uno mi chiede una cosa, la cerco subito su Wikipedia, per dire, no? Se invece uno si allena... Uno si deve sforzare a fare un po' da solo, così si allena la mente, la memoria tutti i giorni e evita di perderla. Grazie mille Andrea Musi, è stato il nostro ospite fino ad ora. Grazie, grazie. È stato un piacere. Alla prossima, buona serata. Alla prossima, ciao, ciao. Infatti, davvero, insomma, ti aspettiamo anche qui fisicamente quando si potrà, quindi speriamo presto. Noi vi lasciamo con Aperizzetta, quindi con Camighini e Lenichi. Io torno poi domani, sempre 17:19, con anche Jessica Brugali. Quindi a domani. Grazie ancora Andrea. Grazie, grazie. Radio Z, generazione futuro.